Salve a tutti ragazzi, eccoci qua, tornati al 19° episodio. Adesso andremo ad attaccare le bustine che abbiamo aperto nello scorso episodio. Numero 2, doppione. Trofeo Serie A Team. Coppa Scudetto. Trofeo Serie A Team, cioè, ne abbiamo già 9 di quelli, vero? Di questi? No, è la Juve quella. E la Juve che ne ha 29 di fila. È vero? Eh sì. Di questo? Di questo sì, questo qua è la Coppa A. È la Coppa della Serie A. No, però questo qua è il campionato. Questo qua è il logo. È il logo. Questa è la Coppa che si vince. Ah, però è tripletta. Ah, mi ha fatto la super forte tripletta. Numero 16. Ci manca. Ci manca. Ci manca. Bene, bene, bene. Brasile contro Italia, Papà, che era Brasile contro Italia, vero? Sembra di sì. Sì, è Brasile. E dopo 16B. È la Coppa Scudetto che la Juve è ancora in Serie A. Quello lì è l'album del 2002-2003. Che la Juve non è ancora in Serie B. No. Perché l'Inter ha imbrogliato. La Juve è andata in Serie B 2006-2007, quella stagione lì. L'anno dopo la vittoria dei mondiali. Però l'Inter aveva imbrogliato. Pensa che la Juve è andata in Serie B con una squadra che era il 70% della nazionale che ha vinto i mondiali, pensa. E dicono che abbiamo imbrogliato, non avevamo mica bisogno di imbrogliare con dei campioni così. Con Del Piero, Nevet. Sì. Non avevamo bisogno noi di imbrogliare. Neanche un po'. Camoranesi, Cannavaro, Buffon, Thuram. Questa qua è doppione, 30. Doppione quelli? Sì. Eh sì, e la mettiamo nei doppi. Se gli interessi saprebbero la storia, saprebbero anche loro che hanno loro imbrogliato. Però. 45 da 40, ci abbiamo Joan Moisica. Che lingua è? Quello di colombiano, Joan Moica. 45. Questo qua l'abbiamo trovato circa 9 volte a Tebor. Papà, ma hanno dipinto a mano le figurine? No, non credo. Non riesco ad aprirla. Ecco. Ah, ce l'hai fatta subito. Velocissimo. Ancora da tanto ci abbiamo Mo Fluller, che lingua è? Remo Fluller, svizzero. Che è, vediamo se ce l'abbiamo, no, numero 49. Meno tempo di prima.
È abbastanza lento lo stesso. Ma l'Atalanta quanti scudetti ha vinto? Oh, tantissimi. Meno della Juve. Neanche uno. Zero ne ha vinti. Zero? Sì. E il crotone ci abbiamo c'è scritto qui, Dove? Scritto. No, ti ho detto una bugia. Ne ha vinti quattro, vedi? Tre Coppa Italia e una Supercoppa. Queste tutte le cose che ha vinto la Juve. Neanche una. Qua c'è scritto tutte quelle che ha vinto una squadra. Man mano che giri l'album e guardi questo qua, ci sono tutte le vittorie di una squadra. Del Crotone c'è cioè Luca Cigarini, italiano, ruolo centrocampista. Ecco, Crotone, numero 152. Doppio. Questo qua l'abbiamo trovato circa 29 volte. Eccola qua. Salve. La nostra... mascotte. Sì. Oh, il Crotone ha vinto solo... Sì, il trofeo primavera non è niente di importante. Solo due volte poi. No, è sempre il Crotone. È il Crotone, Milos Vujic. Che lingua è? Milos Vujic, serbo. Serbo? Numero 154. Se questo qui era francese, era il fratello di Rabiot. Ma Rabiot non ha quel cognome lì, vero? No. Quasi quasi Nicolò Zanellato è il mio fratello. No. Quasi quale? No. Non so come era il finale. Ancora del Crotone? Denis Dragus. Che lingua è? Della Romania. Ce l'abbiamo. E ora via. Vediamo che non è. 160, ok, è giusto. Del Genoa ci abbiamo Cristian Zapata. Che lingua è? Colombia. Colombia. Vediamo la Sampdoria cosa ha fatto. Tre campionati, una primavera, meno del Crotone, tre campionati, cinque Coppa Italia e una Supercoppa. E in Champions niente. Poi perché non è mai andato in Champions? Io non lo so. 199. Che Zapata ha questa lingua? Sì. Sono fratelli. No. Zapata. E anche l'altro Zapata. Sì, ma non sono fratelli. Hanno lo stesso cognome. Ma i fratelli hanno lo stesso cognome. No, non per forza. Nel Genoa ci abbiamo Gianluca Scamacca, italiano. 209. Dell'Hellas, vero? Ci abbiamo Ivor Padur Croaziese. Croato, no? Croaziese. Croato? Sì. Numero 221.
Esiste una squadra che abbia 7 portieri. Wow. Esiste un cane che fa tanti versi, però. Attaccata alla perfezione. Eh sì. Dell'Hellas Verona ci abbiamo Federico Ceccherini. È giusto Ceccherini. Ceccherini. Ruolo difensore italiano. Numero 222. Dell'Hellas ancora ci abbiamo Draco Lazovic. Come si chiama? Darko Lazovic, serbo anche lui. Numero 232. Dell'Inter ci abbiamo Hakimi, Marocco. Hakimi forse ce l'abbiamo già? Eh sì, che ce l'abbiamo già, vedi? Lo potevo attaccare male visto che era dell'Inter. Beh no, è che discorsi sono. Vediamo cosa ha vinto. Allora, Primavera 1, Campionato 9. Pochissimo. Dopo Coppa Italia 6, Supercoppa 1. Non è giusto. Vabbè. Eh? Non è giusto, c'è qualcosa che non va. La nostra forte si è scattata adesso. Vediamo cosa ha vinto. Vedi che c'è qualcosa che non va? Dove? Lì non è proprio giusto. Qua? Non è giusto, vero? No. Perché campionati non hanno fatto. Adesso andiamo del Napoli. Ci abbiamo Giovanni Di Lorenzo. Zlatan. Ci manca Zlatan. Che lingua è? Italiano. 354. La maglia dello Spezia. Doppia, double. Del Toro ci abbiamo Flamengo brasiliano, 1509. Armando Izzo, forte. Bravo difensore Armando Izzo. Migliore del mondo? No, forte ma non migliore. Che linee più forti. È forte come di Mirale Izzo. Thomas Hovian. Poi ce l'abbiamo olandese 5.37.
Del Pescara, mi sembra. Cioè abbiamo Vincenzo, Fiorlo, italiano dopo. Un attimo. Una magia. Le C. Visto che siamo già qua, lo apriamo. No, adesso. Non è il momento. Dobbiamo finire le nostre. Dopo. Vincenzo, Fiorlo, italiano dopo. Fibrizio Alastra, italiano, dopo Salvatore Bocchitti, italiano. Oh. Mi sa che è proprio del Pescara, mi sa. Eh sì, aveva ragione, Pescara. 667. No, sto prendendo la C e vabbè, dai. Ok, questa qua è la... Ho andato nella C e ho preso la 667. Qua ci andrebbero i portieri. Tac, forse ho detto male. Eh sì, 667. E loro non hanno portieri. E poi che stai attaccando? Sì? Sì. Ah, è un portiere, infatti. Ah, è vero, è un portiere. Il numero che mi piace più di tutti è il 10. Perché il 10 ce l'ave... Sono stati i giocatori più forti, vero? No, no, sto facendo un pasticcio, 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 pasticcio. Che scarso. Era la figurina. Passa male. Dopo ci abbiamo del Pisa, Simone Palombi, italiano dopo Luca Vido, italiano dopo Michele Marconi, italiano. 679 C. Poi la seconda figurina che troviamo. Che storto. Mica tanto. Non hai mai storto. Non lo so. Sei ubriaco. Ho bevuto il vino stamattina. Ah, ecco perché. Vino rosso, vino rosso. E più non posso. Vino rosso e più non posso. Dopo del Pordenone ci abbiamo Gianvito Mirusca, italiano, dopo Matteo Rossetti, italiano, dopo Patrick Ciuria Patrick. È come l'amico di SpongeBob. È roba. Iniziamo da C, dai. 1685.
685. 600... Non togliere le ore doppie. Ma perché non li mettono così? 682. Guarda, è doppio o no? Ah sì. E ora via. Papà, ma la sale è più strana. Sai perché? Vedi, 181, qua andrebbe 682 e anche qua 683, 83, 83, 84, 84, 84. Dai, vai avanti. E così dovrebbe. Della regina ci abbiamo che Gabriele Rolando italiano, dopo Lorenzo Gistanage italiano, dopo Nicolao Bianchi italiano. Bene. Numero 698 ci manca. No, meglio lasciarla così. Oh, è meglio di prima però. No. Che distratto che sei. Disastro, sei un disastro, sei Vara, che disastro. È meglio di così, di una piega. Hai fatto una schifesa unica, una schifesa unica hai fatto. Come riesci a fare una schifesa così? È più difficile metterla così che metterla bene. Sei un campioncino, fare queste cose. Dai, lascia stare. Ah, la lascio io. Dopo della Reggiana. E dove no, vai? No, Salernitana. Che numero è? 604. 704, mi sa che ce l'hai doppia. Eccolo qua, Barbone. Il Barbone, il Barbone, il Barbone. E poi chi hai? La squadra di Niccolò Giarnetti. Numero. 707, Salernitano. Okay. È quasi completata questa, ti manca solo una figurina, 706. E questo qua è 707. Ci abbiamo Niccolò Giarnetti, italiano. Dopo Cedric Gong, che lingua è? Dopo Milan Druck. Questo qua è lingua di Pjanic. Il terzo. Gli ultimi due. Mi sa che è la prima squadra che completiamo. Niccolò è Salernitana. Giannetti, italiano. Ma questo qua l'ho già detto. Rigiondo, irlandese. Milan Djuric, che si chiama... Dai. La lingua di Pjanic. Sì. Che lingua è Pjanic? Che visto... Attacca intanto che io ci penso. Che lingua è Pjanic? Ma sì, amore, lo so. Serve un attimo.
sai, lo scudetto della SPAL. Bene, bene, bene. L'ultima, vero? Sì. Ti è venuto in mente di che lingua è? Ti è venuto in mente? No, non mi viene in mente oggi, ormai. Adesso possiamo dire che oggi è 6 febbraio e cosa abbiamo fatto? Abbiamo comprato la Gazzetta dello Sport, che l'abbiamo messa in ordine là, così. Perché all'interno c'erano... Le nostre cicche, intanto come si leggeva, come c'era scritto, dov'è che c'era scritto? Mi aiuti a trovare dove c'era scritto? Qua. Qua, vedi? Le cicche ci dicevano 6 febbraio, poi ci saranno il 13 marzo e il 5 giugno, giusto? Guarda, febbraio, marzo, a che giorno? Del 13 marzo. Ok, adesso salutiamo che domani... il prossimo mese! Domani facciamo il resto, salutiamo pure. Ci vediamo al 20° episodio. Giusto, 20° era il 19 oggi, vero? Sì. Sì. Okay. E andremo con questo. E dopo questo tocca al nostro... Ma Dove sei? Vabbè, lo troviamo, dai, salutiamo. Eccolo. È trovato? Il nostro Team Box. Ok, perfetto. Ciao a tutti. Ci vediamo al 20° episodio. Yeah.